Ciao bambini, sono la maestra Antonietta e oggi vi propongo un lavoretto scaccianoia. Tra qualche giorno è primavera, come tutti sapete, è il 21 di marzo e arriveranno le farfalle, le coccinelle, le api e quindi ho pensato, ma potremmo anche costruirsele insieme con degli oggetti e delle cose che troviamo nelle nostre case. Allora sposto il mio giardino e dopo lo riprendiamo. Intanto quello che ci serve ora è un rotolo di carta igienica. Quando l'abbiamo finita a casa ce l'abbiamo di sicuro. Lo prendiamo tutto pulito e lo coloriamo di nero. Quindi avremo bisogno dei colori. Un grande pennello. Prendiamo il rotolo e lo coloriamo con il nero. Così. Dopo che abbiamo colorato tutto il nostro rotolo, prendiamo un foglio di carta. Con le forbici ci facciamo aiutare dal babbo o dalla mamma e facciamo due tondi perfetti, uno sopra e uno sotto. A questo punto noi possiamo mettere la colla e lo incolliamo sotto da una parte per bene e aspettiamo che asciughi. Intanto prendiamo un bel filo. Io a casa avevo il filo di lana, però potete usare qualsiasi tipo di filo. E con il babbo o la mamma vi fate fare un buchino proprio sopra il cartone. Prendiamo il filo e cerchiamo di metterlo dentro. Infilato il filo, lo tiriamo fuori e ci facciamo tanti tanti bei nodi grandi. Qui vi fate aiutare dalla mamma e dal babbo, in maniera che non possa più scappare da lì dentro. Pensavo di farvi costruire la farfalla. Quindi abbiamo il nostro corpo, poi abbiamo già messo il musetto, lo potete mettere bianco o nero come volete. Ci rimane da mettere le ali. Prendiamo un bel foglio grande bianco e facciamo la forma delle ali. Chiudiamo il foglio e tagliamo le nostre ali. Ecco qua. Poi possiamo andare a colorarle. Abbiamo bisogno di un piattino dove possiamo mettere tutti tutti i nostri colori. Rosso, il giallo, il blu,
verde. Il bianco. Scelto di fare la farfalla con tanti puntini, però potete scegliere anche di colorarla in maniera diversa. Per fare i puntini così piccoli ho usato il cotton fioc. Quindi ho preso un cotton fioc, l'ho messo nel colore e ho iniziato a fare tante palline. Giro il cotton fioc, prendo un altro colore e così fino a che non ho riempito tutto il sopra, ma anche tutto il sotto. Con lo stesso cotton fioc che ormai è già usato, per non sprecarlo, ho preso il nero. Ho versato il nero nel piattino e ho colorato tutto il mio cotton fioc di nero. Ora il nostro cotton fioc è tutto nero e io lo piegherò a metà. E queste saranno la nostra cornina da poter mettere alla farfalla. Quindi le ali delle farfalle le abbiamo fatte, le antenne le abbiamo fatte, ci rimane da fare gli occhi e la bocca. E è la cosa più semplice. Prendiamo il nostro foglio che avevamo già utilizzato per fare le ali e sempre con l'aiuto della mamma e del babbo facciamo prima delle striscine e poi doppio in maniera che gli occhi vengano uguali. Facciamo due tondini. Poi gli occhi potete scegliere voi, farli tondi, lunghi. Li attacchiamo. Possiamo anche colorarli con un po' di nero. Riprendiamo un altro Scottex. Lasciamo asciugare i nostri occhi. Ora non ci rimane che fare la bocca. Ecco, e la coloriamo. Potete fare la bocca rossa, di quel colore che volete. A questo punto possiamo andare a attaccare la colla sul nostro musetto. Allora, a questo punto abbiamo messo il nostro musetto. Attacchiamo gli occhi, un occhietto. E l'altro occhietto. E alla fine attacchiamo la bocca. Allora, abbiamo fatto anche una striscetta nera, piccolina fine fine.
E queste sono le nostre cornine ormai asciutte. Allora, cerchiamo il posto giusto dove attaccarle. Io direi che qui può andare bene. Quindi prendiamo la colla, mettiamo la colla dagli occhietti, ma la mettiamo anche qui sopra. Prendiamo le corna, le antennine e mettiamo la nostra striscetta nera giusta giusta nel mezzo. Così rimane ferma. Se c'è bisogno di ritoccare un po' di nero, lo possiamo fare anche da cornine attaccate. Ormai anche le nostre ali sono asciutte, quindi le possiamo tagliare. Le attacchiamo sopra la nostra farfalla. Era qua. Eccolo qua. Un'ala e l'altra ala. Ecco che è finita la nostra farfalla. Ora aspettiamo attaccarla insieme alle altre. A casa ho trovato una scatola di legno e ho pensato di dipingerla di verde e fare dei bellissimi fiorellini di tanti colori, in maniera che i nostri animaletti ci possono volare sopra, ma anche posarsi. È molto semplice. Prendo un grande foglio, disegno un bellissimo fiore. Taglio. Lo attacco nel mio prato. Per fare l'ape ho usato anche della carta, poi l'ho colorata, strisce di carta nera e il pungiglione girato. Uguale anche per la coccinella, invece che nero il colpicino l'ho fatto rosso. Stessa cosa per gli occhi, le antenne e le ali. Ora vi saluto e buon divertimento. Ciao bambini!